Io ho due aneddoti, no? Che possono servire, ambedue con gli esercizi spirituali. Uno è che è entrato alla moda alcuni anni fa a Buenos Aires di fare la prima settimana degli esercizi, quella di conoscenza propria, dei peccati, del pentimento, con tecniche psicologiche un po' orientalistiche, strane, no? E c'era gente che andava verso quelle novità e non servivano a niente, perché trovavano le novità ma loro non cambiavano, no? E cerca le novità, no? E l'altro degli esercizi che indica che queste novità soltanto con un buon pugno di realismo si sciolgono, no? Questa ansietà, ci vuole che qualcuno mi dia uno schiaffo per svegliarmi. C'era un esercizio per religiose, il prete che dava gli esercizi era una persona che aveva una dottrina speciale sulla spiritualità, anche la consonanza col mondo, col cosmos, una cosa del genere, no? E c'era una suora, 60 anni, 60, tanti anni, che da 40 anni era in ospedale, una spagnola di quelle brave. E lì, era il tempo che aveva per gli esercizi, si è scritto lì. Ma questo sacerdote aveva un metodo orientalistico per fare gli esercizi, no? E, per esempio, consigliava alle suore: ma al mattino la prima cosa che dovete fare è darti un bagno, una doccia di vita, no? Tutte cose un po' strane. Ma ha fatto sedere le suore in circolo così, una ventina di suore, ha incominciato a dire: rilassate, buttate. La spagnola digeriva, no? Dopo la seconda meditazione si è alzata e ha detto: ma padre, io sono venuta a fare gli esercizi, non la ginnastica. Grazie tante e arrivederci. E se n'è andata. Dalle volte ci vuole gente che ci dia uno schiaffo quando stiamo cercando le novità, no? E cercare la panna senza la torta, no?